Innanzitutto grazie per aver creduto in Roma Capitale e quindi mi ritrovo oggi dopo circa 10 mesi dal nostro primo appuntamento nel quale abbiamo acceso per la prima volta il segnale 5G a Roma. Mi ritrovo con due importanti partner come Fastweb e Ericsson qui a parlare di 5G. Oggi non solo ne parliamo ma iniziamo ad applicarlo. Allora, è vero, come è stato detto, che Roma sostanzialmente era stata inizialmente esclusa dalla sperimentazione, per cui ci siamo un po' costruiti da soli, abbiamo deciso di autosperimentare. E lo abbiamo fatto prevalentemente in tre settori, dovendo scegliere un panorama amplissimo, in tre settori nei quali a nostro avviso la tecnologia 5G può avere dei risultati sicuramente immediati che vanno a coprire delle esigenze estremamente significative, da un lato quello della sicurezza, dall'altro quello della mobilità e dall'altro ancora forse un settore un po' più particolare che è quello della cultura. Cultura perché? Perché Roma è una città della quale si è sempre detto Roma può vivere di cultura e di turismo, come se ciò bastasse che fosse sufficiente al rilancio di Roma. No, secondo noi non lo è. Roma non è, non vuole essere un museo a cielo aperto, dove per museo si intende semplicemente il fatto che Roma effettivamente ha una quantità di monumenti, di presenze archeologiche, di chiese, di beni culturali che effettivamente ci vengono tramandati dal passato e sono lì. Ecco, io non credo che Roma sia solo questo. Roma deve ambire a diventare anche un laboratorio da questo punto di vista. E allora ecco qui che questa sorta di matrimonio con il 5G, una cosa completamente singolare, quindi la tecnologia più avanzata applicata a un campo nel quale il dato predominante è il tempo, il fatto che molti dei nostri beni archeologici sono lì da millenni. Allora questo matrimonio così singolare secondo noi può dare dei risultati molto particolari. Perché? Perché ci consente, ad esempio, di ricostruire ambienti che oggi non esistono più, o di vedere camere inaccessibili, o di ricostruire, ipotizzare, capire quale poteva essere la vita. Quindi andiamo a lavorare su uno dei settori predominanti di Roma, che è proprio quello della cultura, cercando di renderlo ancora più fruibile, ancora più attuale, e non da museo da osservare, ma museo che diventa laboratorio, senza andare a intaccare e andare a corrompere quello che esiste, ma arricchendolo. Allora questo tipo di sinergia che nasce, io credo che sia estremamente interessante. Perché? Perché siamo solo all'inizio. Siamo solo all'inizio dell'esplorazione di una nuova tecnologia, quella del 5G, che per noi è, diciamo, per noi non operatori del settore, è qualcosa che ci viene presentata come una tecnologia dalle infinite possibilità, però vogliamo vederle, proprio perché non essendo operatori ancora non ne capiamo le potenzialità. E allora questo è sicuramente uno dei settori più interessanti nel quale iniziare a capire come la tecnologia può aiutarci a vivere meglio il presente. Inoltre il fatto che sicuramente questo tipo di fruizione di questi beni vada ad attirare un segmento importante come quello del turismo, raggiunge un ulteriore obiettivo, che è proprio quello di puntare sul turismo, cosa che Roma sta facendo. Il turismo è in crescita, poter offrire degli strumenti così innovativi in un campo così particolare per noi è, come dire, un'ulteriore sfida. Allora, io davvero ringrazio tutte le persone che sono qui, ringrazio ancora Fastweb ed Ericsson per aver scommesso su Roma e soprattutto per mostrarci cosa il 5G può iniziare a fare così, senza ancora aver connesso tutta la città. Quindi questo è il nostro prossimo obiettivo, ma già iniziamo a toccare con mano queste prime applicazioni che possono già dare delle utilità immediate. Quindi davvero grazie a tutti. Thank you.